qui, eh? Cos'è il libro qui sotto? Vediamo. Il gatto stregato. Saresti tu? Ciao, bambini. Questa è Gigi. E a proposito di gatti, mi è venuta un'idea. Aspettatemi qui. Oggi facciamo gli artisti. A proposito di gatto stregato, dipingeremo un gatto in maniera magica. Perché fondamentali per questo lavoro sono questi. I cotton fioc, che di solito la mamma usa per aiutarci a pulire le orecchie. Quindi, foglio, cotton fioc, tempera nera, un pennello dalla punta tranquillamente grossa, non servono punte particolari, un pennarello bianco, di quelli indelebili, e una matita. Cominciamo? Ok, disegniamo leggerissimi con la matita una curva. Questo sarà tutto quello che andremo a disegnare. Il resto sarà solo pittura. Prendiamo la nostra tempera nera e realizziamo come un arcobaleno, ma tutto nero. Andiamo a riempirlo per benino, non dobbiamo diluire troppo la nostra tempera. E lasciamo un po' più di colore lungo il bordo esterno. A questo punto prendiamo i nostri cotton fioc e facciamo questo movimento, così da creare l'effetto del pelo arruffato. Avendo sempre cura di tenere la direzione della curva. Ripetiamo la stessa operazione anche per la parte qui sotto, quella centrale. In questo modo sembrerà davvero tutto il pelo arruffato. Ora riprendiamo il pennello e realizziamo una curva lì in su, che sarà la coda. E ripetiamo l'operazione con il cotton fioc. Possiamo continuare a sfumarla con il nostro cotton fioc. Eccoci qua. Voi direte, che cos'è? Semplice. Riprendiamo la tempera nera e disegniamo al termine dell'arcobaleno non una pentola d'oro, ma una bella faccia di gatto a forma di mandorla, due triangolini per orecchie e poi quattro zampe. Mi raccomando, quando ho realizzato le pennellate per le zampe, alla fine aggiungerò un po' più di colore. Posso fare anche le unghie con il cotton fioc. Vedete? Ora lascerò che si asciughi per benino prima di andarlo a completare con il bianco. Ecco fatto! Io mi sono bevuta un bel tè nel frattempo e voi chissà quale buona merenda avete fatto. Ma adesso è arrivato il momento di tornare ad essere artisti. Prendiamo il nostro gatto che si è asciugato e prendiamo il nostro pennarello bianco. Disegniamo un nasetto a triangolo. Ora, dopo aver fatto il nasetto, mettiamo la bocca e siccome il nostro è un gatto stregato, lo facciamo anche con due dentini che sbucano come quelli di un vampiro. Vedete? Poi gli occhi con le sopracciglia. In questo modo. E infine aggiungiamo i baffoni. E
siccome il pelo è arruffato, arruffiamo anche quelli. Eccolo qui. Se vi va, potete anche fare con il pennarello bianco nella parte inferiore della pancia del vostro gatto qualche pelo bianco, seguendo però sempre la direzione del pelo arruffato che avevamo fatto prima. Ecco fatto. Che dite, vi piace? Sì, è un po' arruffato, è un po' stregato, ma è anche molto simpatico, no? Bene, e con il mio gatto stregato a voi un po' di magia, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!